E abbiamo in linea Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea Capitolina. Buongiorno De Vito, grazie per il suo tempo. Buongiorno, buongiorno grazie. A tutti, grazie a voi. Buongiorno De Vito, allora noi è un po' di giorni che stiamo cercando di comprendere che cosa succede, cioè insomma anche capire la percezione di quello che succede a Roma. Le dico francamente che la percezione del romano media è di una città immobile in questo momento. Allora, noi vogliamo un attimo capire con voi, visto che avete comunque inglobato dietro il voto che c'è dietro il Movimento 5 Stelle a Roma, c'è un sentimento talmente diffuso che la vittoria è stata schiacciante. Allora, che cosa sta succedendo in questa città? Perché non siamo in grado di comprendere realmente, di avere chiaro che cosa si sta facendo e vediamo semplicemente le stesse problematiche di prima? Beh, la vittoria è stata schiacciante perché i romani hanno visto come i partiti di destra e di sinistra hanno gestito questa città, lasciandola in macerie con 13 miliardi di debito. È chiaro che su questo stiamo lavorando, quindi fin da quando siamo entrati abbiamo iniziato a fare dei risparmi di spesa, tanto come giunta, tanto come assemblea capitolina, stiamo lavorando su questo bilancio ed oggi lo approviamo per la prima volta in 10 anni entro il termine del 31 dicembre, quindi facciamo un previsionale entro il 31 dicembre dell'anno prima. Io ricordo previsionali di Alimanno 7 novembre dell'anno successivo e di Marino 2 dicembre dell'anno successivo. È chiaro che fare un previsionale nei termini è il presupposto per fare una sana e corretta programmazione della spesa, e questo stiamo facendo tanti risparmi. Oggi siamo riusciti a mettere 10 milioni in più sulla manutenzione stradale, abbiamo acquistato 150 nuovi autobus, abbiamo sbloccato la questione del salario accessorio, quindi pian piano noi vediamo che i risultati stanno arrivando. È chiaro che anche è importante un'interlocuzione con il governo. Ecco, proprio a questo proposito, infatti, insomma, su questo, cioè, perché uno si aspetta, no, delle cose, ma poi evidentemente ci sono delle ristrettezze determinate dalle condizioni che lei stava elencando, no, che sono tutte vere, insomma, no, Roma ha un debito enorme, eccetera, eccetera. Però quando uno vede che, per esempio, a Torino, che pure ha molti meno problemi di noi, comunque due figure istituzionali con indirizzo politico differente, come la sindaca e il presidente di regione, si mettono insieme per fare un progetto per Torino e chiedono 6 miliardi. Allora, io per opere infrastrutturali e quant'altro. Allora, io mi chiedo perché una roba del genere non è stata fatta a Roma, visto che abbiamo un sacco di problemi in più ed è molto più grande. Ecco, ed è la capitale. Ed è la capitale. Guardi, noi questo lo auspichiamo, lo spingiamo. Ma auspichiamo, ma lo dovete fare. Se l'hanno fatto a Torino, perché non viene fatto, diciamo, a Roma? Si dice che gli accordi si fanno in due. Cioè, allora, Chiamparino è più buono dei Zingaretti, praticamente. Ecco, questo sta dicendo. Perché, voglio dire, là comunque hanno trovato un'intesa. Io posso dire che la proposta e l'interlocuzione da parte nostra ci sta, che non è solo con Zingaretti ma anche con il governo, per quanto riguarda gli spazi di finanza, per quanto riguarda i finanziamenti, che una città come Roma, che è una città complessa, che ha molte problematiche anche per il fatto di essere la capitale d'Italia, deve essere considerata. Io però ho visto di contro che, ad esempio, Rughetti si è incredibilmente esposto sul tema del salario accessorio, dove il Comune di Roma è riuscito a trovare una soluzione. Ecco, quello che noi auspichiamo, e c'è la massima volontà da parte nostra, è che Comune, Regione e Governo collaborino su Roma, e che il PD non voglia invece giocare, come ci sembra, una battaglia politica a scapito dell'interesse dei romani. Ok, ma in tal caso, De Vito, io glielo dico da elettore, quindi sono l'ultimo dei critici per partito preso, questo glielo voglio dire. Allora, da elettore sì, certo, votato straconvinto la Raggi. Allora, le chiedo questa cosa: perché, visto che tra l'altro nello scaricabarile siamo dei fenomeni da sempre in Italia, non dire abbiamo chiesto 100, ci hanno risposto che ci danno 2? Perché non farlo? Ma almeno questo darebbe la percezione che c'è un mondo che si scontra con un altro mondo, e allora ci potrebbero essere gli interessi politici nel non far risaltare questa amministrazione, così come magari forse è stato fatto in precedenza con Marino. Ma fateci capire quali sono le cose che vorreste fare. Cioè, per esempio, vogliamo risolvere il problema di ATAC, vogliamo risolvere il problema di AMA, i soldi sono questi, ce ne servono tot. Lei ha parlato giustamente di risparmi, ma con i risparmi non ci facciamo molto. Ma guardi, noi questo lo stiamo
facendo e lo stiamo anche urlando il più possibile. Diciamo che noi stiamo facendo il possibile nei limiti di quello che il bilancio di Roma consente. È chiaro che ci serve un aiuto da parte del governo, però avete anche visto ad esempio che in Senato è stata approvata una mozione presentata dal Partito Democratico per commissariare ATAC, cosa assurda innanzitutto perché noi vogliamo mantenere come dire questo bene, questa azienda pubblica, efficientandola e rendendola appunto un'azienda economica ed efficiente. Invece sembra che si voglia agire in senso opposto, al punto che il Parlamento va a stabilire, va a decidere cosa che non può fare su un bene che non è suo. Quindi per quanto ci riguarda questa interlocuzione è aperta anche col MEF, è aperta sul tema degli spazi di finanza, sui finanziamenti che a una città come Roma devono essere garantiti. Ci auguriamo che da parte del governo ci sia questa volontà, da parte nostra è assoluta, c'è la massima disponibilità, al dialogo e alla collaborazione tra gli enti. Ripeto, ci auguriamo che il PD non voglia giocare una battaglia politica a scapito degli interessi dei romani. Ok, però lei non crede, di quello che sono il bilancio, di quello che è il bilancio attuale, stiamo comunque cercando di garantire al meglio, appunto razionalizzando ed efficientando le spese, i tanti sprechi che ci sono nel bilancio del Comune di Roma, che è un bilancio da 5 miliardi su cui ci sono degli sprechi importanti che stiamo andando a razionalizzare, sulle partecipate, sulla gestione degli immobili, sugli appalti e via discorrendo, migliorando i servizi di Roma Capitale, chiaramente è un lavoro strutturale che presupporrà del tempo. Ok, allora, benissimo. Allora, Roma che fosse una bruttissima partita da giocarsi era chiaro per tutti, questo era lampante, però avete scelto di giocarvela. Allora, non crede che anche per l'elettore... Sì, ma la stiamo giocando. No, certo, però evidentemente la percezione che arriva, forse comunicare di più da questo punto di vista, visto che uno si aspetta anche una certa comunicazione dal Movimento 5 Stelle per definizione, per natura stessa, evidentemente porterebbe la gente ad avere una percezione differente rispetto a quella di adesso, che francamente, glielo dico, è di immobilismo. Ma allo stesso tempo credo che la gente sia anche abbastanza stanca di sentirsi ripetere quello che ogni amministrazione ha detto: ci ritroviamo coi buchi fatti da quelli prima. Cioè, qui c'è bisogno di qualcuno che la sappia risolvere la situazione, di qualcuno che di fronte agli enormi problemi, 13 miliardi di buchi, alla fine avete scelto di giocarvela questa partita. Guardi, quindi non credo che fosse solo per puntare il dito contro l'altro. La stiamo giocando? No, assolutamente no. Quello che ho detto è che c'è una disponibilità al dialogo e alla collaborazione tra gli enti, e questo ci mancherebbe, ci sta e ci sarà sempre. Poi stiamo giocando con le risorse che abbiamo, però ripeto, nei limiti delle risorse che abbiamo ci sembra che i risultati, consideri, noi amministriamo da 4 mesi, insomma Roma viene da 20 anni di malgoverno, già in questi 4 mesi mi sembra che i risultati si inizino a vedere. Le ripeto, su questo bilancio andiamo a mettere 30 milioni di euro in più sui servizi sociali, andiamo a mettere 10 milioni di euro in più sulla manutenzione stradale che i municipi potranno gestire, abbiamo comprato 150 autobus, una flotta di circa 1000. Ecco, qua ci dicono autobus, ma gli autobus non sono quelli che aveva comprato Marino, questo ce lo scrivono. Se si riferisce agli autobus arrivati ora, non li hanno comprati quelli da Giunta Raggi, ma quella Marino. Se ne hanno presi altri è una notizia, ci scrive Gianni. La questione era bloccata ed è stata ottimamente dall'assessore Meleo, quindi non era così, e peraltro arriveranno anche più di 150 autobus. Quindi, insomma, ci sembra che settore per settore i risultati iniziano a vedersi. Poi se si ha la pretesa che dopo 4 mesi si risolvono nessuna questa pretesa, non abbiamo detto questo, Enrico, non mi pare, non abbiamo detto questo assolutamente, però insomma, ripeto, a me fa male vedere che una giunta dello stesso colore di quella di Roma sembrerebbe, quella di Torino, muoversi di più rapidamente, con più incisività. Allora mi domando, perché a Roma non viene fatto? Cioè, no, diciamo che Torino è una città diversa, sono diverse le condizioni, è più semplice, è diverso il numero degli abitanti, e probabilmente Torino non viveva e non vive i disservizi che vive Roma tutti i giorni. Torino non ha una società di trasporti che è stata spolpata dalla politica, che ha perso 1 miliardo di euro in 5 anni a colpi di 200 milioni di euro all'anno, che ha
che ha degli squilibri pazzeschi, con gli autisti che sono meno della metà del personale, così vale per le altre aziende, che sono aziende che cubano 2 miliardi di euro di contratti di servizi, così vale per Alma, così vale per tante altre società. Quindi è chiaro che la situazione di Roma è una situazione indubbiamente più complessa. Ci stiamo lavorando, da 4 mesi, pian piano i risultati in termini di risparmi, che sono quelli che dobbiamo necessariamente fare, perché i cittadini romani sono quelli che pagano le tasse più alte d'Italia per avere questi servizi, e noi riteniamo che i risultati pian piano inizino a vedersi, e non condividiamo questa visione di immobilismo. Non pensiamo che i cittadini romani abbiano questa percezione, noi invece pensiamo che le ripeto, in ogni ambito, sulla scuola, per quanto attiene i dipendenti capitolini, in questo contesto di bilancio abbiamo sbloccato i fondi, che ne dica Rughetti, per ridare a 24.000 dipendenti capitolini 200-300 euro di salario accessorio al mese. E sul tema dei concorsisti, delle 22 procedure concorsuali, anche quello è stato sbloccato, quindi stiamo prendendo i dipendenti di cui Roma ha bisogno. Abbiamo fatto il bando per le periferie, quello porterà diverse decine di milioni di euro per riqualificare le periferie, ci sono 10 milioni di euro in più sulla manutenzione stradale, 30 sui servizi sociali. Quindi sinceramente questa percezione non è condivisa. È chiaro che ci muoviamo tra mille difficoltà, che sono quelle che ci sono state lasciate. Rughetti, lo diciamo per chi si fosse messo in ascolto adesso e magari non lo sapesse, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla semplificazione e alla pubblica amministrazione, questo Angelo Rughetti, con il quale avete avuto una polemica, no? Immagino, ma è sfuggita sta polemica, ma insomma evidentemente... No, per quanto ci riguarda nessuna polemica. Il 27 di novembre i dipendenti capitolini riceveranno il salario accessorio, come è stato come siamo riusciti a fare, come l'OREF, l'organismo di revisione, ha certificato. Quindi per quanto a noi attiene, nulla questio. De Vito, perché sulle buche non si può intervenire subito? Perché non si è riusciti a intervenire subito? Che comunque è qualcosa, guardi, che riguarda i municipi, insomma, perché almeno su un qualcosa che potrebbe essere, sì, come dire, un abito migliore. Sì, anche perché qua dice: sono un tassista, in un mese ho buttato 3 ruote, scrive Luca. L'altro ieri abbiamo visto una strada qua vicino via Elsa De Giorgi, doppia corsia, in realtà sono 4, ma era stata chiusa solo la direttrice verso il centro, che porta da Porta di Roma, dal centro commerciale, chiusa per una buca, chiusa per iniziativa da parte di una vigilessa, l'aveva proprio messo, si era messa di traverso. Peraltro altre situazioni del genere, con transenne più o meno, con macchine della polizia davanti alle buche, continuano a esserci, però insomma il problema... Sono lì magari da un mese, transennate. Una settimana, sulla salaria una settimana. C'è la sensazione... La domanda l'ho compresa. È un po' come dire perché non si risolvono i problemi di ATAC, che ha un'esposizione di 1,5 miliardi verso fornitori o terzi dall'oggi al domani, perché 1,5 miliardi non si trova subito. Però le posso dire che su un bilancio che prevedeva 21 milioni per la manutenzione stradale, importo bassissimo, se consideriamo che i cittadini romani ne spendono 30 milioni di euro all'anno, cioè quasi un punto del bilancio per mantenere gli 8 campi rom che la politica ha creato, su cui si è lucrato molto, cioè quasi un punto del nostro bilancio, però questo importo di 21 milioni lo abbiamo innalzato di 10 milioni, sono tanti, sono pochi, intanto abbiamo fatto risparmi di spesa e anche su quella voce aumentato e messo un piccolo mattone. E chiaramente gli risultati si vedranno, gli interventi si faranno, sono su questo bilancio del previsionale, quindi per il 2017, quindi sul 2017 abbiamo il 50% in più dell'importo che in precedenza le precedenti amministrazioni spendevano. Logicamente quindi il risultato si vedrà, perché i soldi li abbiamo trovati. Quindi domanda, cioè adesso avete fatto cassa, però gli interventi quando? Quando è che potremo vedere le strade di Roma in una maniera diversa rispetto a questa? Una timeline, come si può dire. Guardi, gli interventi saranno immediati, quindi le ripeto, stiamo approvando entro il 31 dicembre il bilancio del 2017, quindi diciamo possiamo dire i prossimi mesi. Già nei prossimi mesi confidiamo di migliorare la situazione. Abbiamo del resto messo il 50% in più delle somme che c'erano prima.
Ebbene, De Vito, io spero che si siano rinfrancati i nostri amici ascoltatori. Insomma, fiducia c'è, però c'è bisogno anche di vedere qualcosa. Capisco che non condividiamo la stessa visione, magari lei non condivide la stessa visione dei nostri ascoltatori, però sono una pancia anche questa, insomma, gran parte anche il vostro elettorato. Quindi noi più di rimandarla a voi, insomma, non possiamo fare, ne stiamo facendo da tramite, ecco, mettiamola così. Quindi è giusto tenerne conto. Ripeto, qua abbiamo partiti che hanno gestito questa città e l'hanno lasciata in queste condizioni. Nel 2008 Roma era fallita con 22 miliardi di debito, era la gestione Veltroni, la gestione Alemanna aggravata i conti, la gestione Marino l'ha ulteriormente aggravati. In questa città abbiamo visto vicende come la nuvola di Fuxas, che la sindaca giustamente ha sottolineato, perché c'è stato un inevitabile aumento di costi e dei tempi. La città dello sport, la metro C che è lievitata di oltre un miliardo, anche lì siamo intervenuti. È chiaro che si tratta di fare un lavoro strutturale che richiede nel tempo. Però la nuvola di Fuxas è finita, contrariamente. La nuvola di Fuxas è finita, però bellissima opera, speriamo anche che renda, perché Roma deve puntare anche a quel tipo di turismo, al rilancio del turismo fieristico e congressuale, che ci stiamo lavorando con tanti eventi, però è inevitabile che ci sia un aumento di costi e dei tempi. Noi stiamo dicendo, i cittadini pensiamo che questo l'abbiano perfettamente percepito e capito, che fenomeni di questo tipo a Roma non accadranno più, che quindi i soldi dei cittadini romani verranno utilizzati bene, appunto, per dare servizi sociali, per dare autobus, per dare strade meglio tenute. Speriamo bene, grazie, buona giornata. Arrivederci De Vito, grazie. Buona giornata. Arrivederci De Vito, grazie.